al carnevale dei nostri tempi, quindi dal 700 passiamo direi d'obbligo all'800, un'altra bellissima epoca storica dove la donna è molto vanitosa, degli abiti molto ricchi, li abbiamo visti in tanti film, in tanti sceneggiati, e ora li vediamo indossati dall'associazione Dame e Cavalieri, e mentre si avvicinano, che ora si prepareranno a farci vedere appunto come ci si divertiva nell'Ottocento con dei valzer, delle danze dell'epoca. Una cosa importante che bisogna dire, perché orgogliosamente da veneziano dico che è un'associazione, che questa di Venezia, ma che ha partecipato alle selezioni di Ballando on the Road, quindi hanno rappresentato Venezia in questa trasmissione televisiva molto importante con i balli storici che adesso ci proporranno. Quindi si preparano sul parterre, il palco è per voi. L'Association, ci tolgono al volo, appoggiate pure qui il cappotto. L'Aquila giustamente sta sicuramente vestendo in questo momento i preparativi. Siamo anche molto curiosi di vedere l'abito che, come tutti gli anni, ci stupisce. Quest'anno il design di Nicola Formichetti per Diesel, realizzato dalla tenente Colone di Briggi. Quindi vedremo tra poco, sarà svelato anche questo segreto, ma nel frattempo ci gustiamo in tutta la loro bellezza, in tutta la loro grazia ed eleganza, questo gruppo di rievocazione storica delle danze dell'Ottocento. Che vi dico che recentemente abbiamo avuto anche l'occasione di ammirare in televisione, se non sbaglio. Sì, Massimo, sì, dicevo appunto, sono stati protagonisti di Ballando on the Road e quindi hanno rappresentato la nostra città con questi abiti meravigliosi, con delle danze che tutti conoscono, i valzer, le quadriglie, il polonese, sono quelle danze che abbiamo sempre visto nei film. E ora vediamo in Piazza San Marco, ritorniamo indietro all'Ottocento, signori, il palco a voi.